Santo sia con tutti voi. Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che fai passare dalla morte alla vita, che ascolta la tua parola, ivi reson. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, ivi reson. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di ogni bene, che hai proposto a rimedio dei peccati il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna, accogli la confessione della nostra miseria, perché oppressi dal peso della colpa siamo sempre sollevati dalla tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni vorrai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato, in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare, e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non disedererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino,
né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio. Infatti,
ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. È un passaggio,
E oggi ascoltiamo un Vangelo che è un vero e proprio passaggio che Gesù vuole fare fare a quella generazione, ma in realtà lo vuole far fare anche a noi oggi. Gesù si trova nel Tempio di Gerusalemme. Il Vangelo di Giovanni ci presenta questa scena, a differenza degli altri Vangeli, Matteo, Marco e Luca, che la presentano alla fine del Vangelo, prima della passione, va bene? Ce lo presenta all'inizio del Vangelo di Giovanni. Giovanni ci presenta un Gesù che va 3 volte a Gerusalemme, mentre gli altri Vangeli solo 1 volta, perché i 3 Vangeli, Matteo, Marco e Luca, ci fanno vedere un Gesù che ha un'unica direzione, quella della passione, morte e risurrezione. Va bene? Invece nel Vangelo di Giovanni vediamo un Gesù che vuol far fare un percorso ai discepoli, e compresi noi. E allora, per iniziare un percorso di fede, è necessario fare pulizia. E allora è necessario fare pulizia a partire dal nostro vedere Dio. Come lo vediamo Dio? Come lo vediamo il nostro essere religiosi? La nostra religiosità. E allora, ritorniamo nel nostro testo, ci staccheremo e ci riattaccheremo un po', no? Allora, il nostro testo ci presenta un Gesù che è nel Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme, che cos'è questo Tempio di Gerusalemme? Dato chi l'ha costruito questo Tempio? L'ha costruito il re Erode. E perché il re Erode, che era pagano, ha costruito un Tempio a Dio? Perché in quel periodo storico il re Erode con i giudei non erano tanto in pace. Per cui, per evitare discordie, perché i giudei c'erano parecchio dissidenti, e quindi per cui avere questioni con l'impero romano, per evitare che gli togliessero il regno, gli costruisce un tempio che è di una bellezza unica. Viene considerato tra le 7 meraviglie del mondo questo tempio, tanto è bello. E quindi, se ci pensiamo, l'intento di costruire questo tempio non è tanto per Dio, ma è una mossa politica per risolvere questi problemi. Poi viene dedicato a Dio, ma l'intento principale è perché non ci fossero questioni. Quindi il re Erode, costruendo il tempio ai giudei, in realtà ha incastrato i giudei nel loro cuore. Non sono liberi di essere fedeli totalmente a Dio. E dunque, i giudei, i capi, non il popolino certamente, no? Che va a pregare lì, o cioè il popolo, non tanto popolino, che va a pregare lì, non c'entra nulla. Ma i capi in sé sono compromessi, dunque, necessariamente, devono tenere lì chi? Chi è che commercia? Il tempio è diventato un luogo di commercio, un luogo di cambiamento. C'era la moneta che batteva Cesare, la moneta che batteva Dio e Sidone, e così via, no? Quindi per vendere e comprare bisognava scambiare le monete. Quindi questo tempio diventa un luogo di commercio, altro che un luogo di preghiera, altro che un luogo dove si va a stare con Dio. E allora, per capirci, no? Quindi questo tempio in realtà è un tempio che poi nel 70 d.C. verrà distrutto, no? Ma anticamente il tempio dedicato a Dio sempre veniva distrutto. Chi è che l'ha costruito prima di Erode? Salomone. Lo ricostruì per la seconda volta eppure fu distrutto. Perché? Cosa vuole dire Dio a questo popolo? Non è fedele questo popolo, non è fedele a Dio. Lo onora con le labbra, ma con il cuore è lontano da lui. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me.
Quindi mi costruisce templi bellissimi, ma il loro cuore poi si perverte, si allontana. Allora, quando Gesù, ritorniamo nel nostro testo, adesso ci sentiamo per una buona volta, e questo testo ci presenta un Gesù furioso, furioso, arrabbiato, manifesta, potremmo dire, l'ira di Dio. E cosa fa? Nel momento in cui vede che questo tempio, che è il luogo di preghiera, non è più un luogo di preghiera, un attimo, dice, andiamo a recuperare la natura di questo luogo. E allora cosa fa? Fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti, conserviamoci questo tutti, questo tutto, no? Fuori del tempio. Perché è importante questo tutto? Se vi ricordate, nel libro del Deuteronomio c'è la legge: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con tutto, no? Quindi Dio è un Dio geloso, non è un Dio, cioè se ti dai il 100%, vuole il 100% da te, non vuole il 50%, vuole tutto, non vuole il 99%, vuole tutto il tuo cuore, perché ti dà tutto, tutta la sua vita ha dato per te sulla croce, non te ne ha dato metà. E allora scacciò tutti fuori dal tempio. Questo tempio perché veniva sempre distrutto? Adesso andiamo all'aspetto spirituale. Perché il vero tempio di Dio, Dio non aveva bisogno di un tempio dove abitare. Dio stava in una tenda dove Mosè andava a pregare per il popolo nel deserto. Davide pure voleva costruire un tempio a Dio, ma Dio gli disse no. Perché? Perché pure Davide aveva degli interessi politici, per cui dice un attimo, tu puoi costruire un tempio a me, ma in realtà per i tuoi interessi. Vedete che l'intenzione è sempre non rivolta a Dio, ma è un'intenzione sporca. E allora anche il nostro pregare, perché preghiamo? È un interesse solo personale? O perché amiamo veramente Dio? Diceva Sant'Agostino, dobbiamo amare Dio per Dio, non per quello che ci dà soltanto, ma perché è Dio. Lo amo perché è Lui, al di là di ogni cosa. Amare Dio per Dio. E dunque il tempio a cui Gesù ci vuole riportare è il tempio della tua anima, della mia anima. Infatti c'è questa affermazione di Gesù molto forte, che se la vediamo solo da un punto di vista umano sembra un mitomane il Signore, no? Dice: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Sembrerebbe un pazzo, no? Ma in realtà Gesù voleva dire altro e vuole dire altro, no? Il tempio, Dio non ha bisogno di questo tempio, e non è il vero tempio di Dio questo. Il vero tempio di Dio siamo noi, è Lui. Questo tempio di Dio che è Lui lo hanno distrutto morendo, uccidendolo sulla croce, ma dopo tre giorni è risorto. E allora questo tempio di Dio siamo noi. E Dio, quando vede questo tempio di Dio che siamo noi, e vede dentro questo tempio dei venditori, dei cambiamonete, cioè dei compromessi, come il re Erode e i giudei. Ci sono dei compromessi nel nostro cuore che abbiamo fatto, perché se ci sono è necessario rettificare l'intenzione del nostro amore per Dio, cioè cambiare vita, cambiare mentalità. Diceva San Paolo: chi sta in piedi stia attento a non cadere.
Cioè nessuno si senta sicuro di dire io sono a posto, io sono migliore dell'altro, io so di più dell'altro. Quando qualcuno mi dice io so di più, ho qualche problema a crederlo, no? O crederla. Ti stai in piedi, stia attento a non cadere. E questo ci serve perché impariamo ad essere umili. Sapete, l'umiltà è una virtù che ci serve sia da un punto di vista sociale, cioè stare con gli altri e convivere bene con gli altri. È una virtù indispensabile sia che credi che non credi, no? Ma la virtù dell'umiltà è anche una virtù necessaria per il cielo, cioè per il paradiso. Perché chi è umile, chi vive nell'umiltà, si spiana un'autostrada per il cielo. E allora Gesù vuole riportarci a questa interiorità, cioè a questo rapporto con Dio che vive in noi. Ovviamente questo ci aiuta a non vivere di esteriorità, ma a vivere di interiorità, cioè vivere a partire da quel Dio che c'è nel tuo cuore. E che chiaramente devi fare pulizia nel tuo cuore, perché questa luce che c'è dentro di te risplenda. Guardate, la nostra anima, che è immortale, creata da Dio, è infusa nel nostro corpo quando siamo stati concepiti da Dio. La nostra anima è luminosa. La nostra anima è una bellezza tale che è il paradiso. Perché? Perché è creata a immagine e somiglianza di Dio. Noi siamo così tanto belli che rimaniamo accecati al solo vedere la nostra anima. Però se questa anima così bella la copriamo con una manta, no? La sporchiamo. Se la imbrattiamo di fango, la sporchiamo. Ed è il peccato questo. Allora Gesù, quando dice scacciò tutti fuori del Tempio, Gesù vuole scacciare tutto ciò che nella nostra anima non va, non va. Ovviamente mostra questa severità. Perché mostra questa severità? Perché Dio ti ama. E l'amore di Dio non è in questo caso solo severo, perché vediamo la severità. Guardate, se notiamo solo la severità di Dio, e quindi viene fuori da noi la paura. Ricordate Adamo quando peccò? Cosa fece? Si nascose da Dio. E perché si nascose da Dio? Cominciò ad avere il sentimento della paura. Ma perché hai paura, Adamo? Perché abbiamo paura di Dio? È un sentimento che non viene da Dio, la paura. Viene sempre dal nemico, che ci ha ingannato e ha messo nella nostra mente idee sbagliate. Allora anche da questo dobbiamo prepararci, il non avere paura. Quando ci andiamo a confessare e ci prepariamo bene la confessione e abbiamo paura di dire le cose, stiamo dando potere a quei peccati che ci hanno dominato nella vita. Invece dobbiamo avere il coraggio, il vero coraggio è quello di svergognare quei peccati che ci hanno dominato, ci hanno schiavizzato. Sapere dire le cose per come sono, senza tirarci intorno. Cioè chiamare le cose con il proprio nome. Questo è l'uomo o la donna veramente coraggiosi. In questo modo ci conquistiamo il cielo. Il regno di Dio appartiene, dice Gesù, ai violenti. Ai violenti, cioè a quelli forti, coraggiosi, no? Che ci credono, no? In questo senso violenti, no? Ecco, allora il Signore quando mostra violenza è perché vuole conquistarci il paradiso. Quando Gesù sulla croce dice Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma che coraggio mostra nostro Signore? No, uno può dire Signore, tu sei il mio Signore, è mostrato un coraggio veramente incredibile, no?
E da dove viene questo coraggio? Forse perché è più forte? No, poteva mostrarla questa forza in una maniera diversa, no? Io sono Dio, io sono Gesù Cristo, No? È l'amore. È l'amore. È la forza dell'amore. Ma questa forza Gesù l'ha avuta lottando giorno dopo giorno. Parlo dell'uomo Gesù. Per cui uno potrebbe dire Gesù è Dio, quindi Gesù è Dio, è forte di suo, no? Ma è l'uomo Gesù che vince nel deserto Satana, è l'uomo Gesù che vince le tentazioni quotidiane da non fare la volontà di Dio, è l'uomo Gesù che vince la pigrizia di non pregare e di alzarsi presto per andare in un luogo appartato a pregare, è l'uomo Gesù che dice sì ogni giorno a Dio, ed è una chiamata per noi chiaramente dire di sì a Dio, dire di sì alla sua volontà, soprattutto quando ci è scomoda, soprattutto quando ci è scomoda, perché la scomodità della verità all'inizio è scomoda, ma è quella verità che ci rende liberi, e liberi veramente. E allora, ripeto, quando ci andiamo a confessare dobbiamo essere schietti e non dobbiamo dilungarci nelle chiacchiere, perché bisogna dire le cose per come sono. Bisogna dire, io ho fatto questo, punto, ho fatto quest'altro, punto. Non deve dilungarsi in tanti discorsi, a parte perdere tempo, no? Il peccato va, ecco, ho fatto questo, punto. La chiacchierata non c'è discorso. Ma quando ci andiamo a confessare, dobbiamo essere semplici e sintetici, perché altrimenti ci perdiamo in chiacchiere, tra l'altro, a volte ci possiamo anche dimenticare. E perché? Perché chiacchieriamo, non abbiamo bisogno di chiacchierare, bisogna di sbrigarci, abbiamo poco tempo nella vita, no? Dobbiamo raggiungere il cielo. E quindi, siccome il Signore ci chiama ad una felicità vera, dobbiamo sbrigarci a prendercela, non dobbiamo perdere tempo, va bene? E allora, concludo, mi sono preso un po' di tempo io. E allora chiediamo alla Vergine Maria di aiutarci in questo, ma Dio è padrone del mondo e lo affitta ai coraggiosi. Se tu sei coraggioso, prenditi quello che Dio ti dà, ed è la sua grazia, va bene? Sia lodato Gesù Cristo.
sarebbe, chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito che sostiene il nostro cammino di rinnovamento. Preghiamo dicendo insieme: illumina i tuoi figli, o Padre. Illumina i tuoi figli, o Padre. Per tutta la Chiesa, chiamata ad adorare Dio in spirito e verità, si manifesti al mondo come segno di riconciliazione e di amore fraterno, preghiamo. Illumina il tuo figlio, Padre. Per coloro che professano la fede cristiana, animati dal desiderio di ascoltare docilmente la parola di vita, non rimangano sordi agli inviti che ogni giorno il Signore rinnova, preghiamo. Illumina il tuo figlio, Padre. Per i popoli oppressi dalla violenza, nel cammino per ritrovare la loro dignità, siano sostenuti dalla testimonianza di chi si affida alla parola di Dio, preghiamo. Illumina il tuo figlio, Padre. Per i malati nel corpo e nello spirito, sollevati dalla presenza consolante del Signore Gesù, ritrovino anche nel tempo della prova serenità e fiducia, preghiamo. Illumina il figlio, Padre. Per noi, qui riuniti a celebrare l'Eucaristia, dissetati dall'acqua viva della grazia, offriamo a tutti una credibile testimonianza di fede e di carità, preghiamo. Illumina il tuo figlio, Padre. Padre di infinita misericordia, ascolta le nostre preghiere e donaci la tua luce. Suscita in noi i gesti e le parole di un'autentica conversione. Per Cristo nostro Signore. Amen. La forza di perdonare i nostri fratelli, per
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Noi diamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo, sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, ti eletto i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Gloria a Gesù Cristo. Abbiamo uno sguardo di pace. Amen.
Nel nome del Signore andate in pace. Grazie a Dio. Buonasera.